Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, accogliamo la parola di Dio con il Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetti 28-31. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi. Amen. Cari amici, anche oggi vogliamo accogliere questo Vangelo alla luce dello Spirito Santo, alla luce della Pentecoste che abbiamo celebrato domenica, perché lo Spirito Santo è con noi e lo Spirito Santo ci fa leggere e ci fa rivedere le parole che Gesù ha detto in una nuova luce. E il contesto in cui Gesù parla è quando tanti se ne stanno andando da lui dopo la sua predicazione, perché qualcuno ha visto che è difficile seguirlo e che ci sono sacrifici da fare e i discepoli gli hanno detto: Noi abbiamo lasciato tutto, Signore, siamo qui per te. E Gesù allora gli dice: Bravi che mi avete seguito, grazie che mi seguite. È una specie di follow e di follower. Perché ci sono coloro che seguono Gesù, che lo hanno seguito fin dall'inizio. E Gesù è colui che ha lanciato questa chiamata. E la chiamata di Gesù risuona con queste campane, distrona anche nella nostra vita e attende una risposta. La risposta di questi discepoli, la risposta di Pietro, che dice: Signore, quel giorno in cui tu mi hai chiamato, in cui hai bussato la porta del mio cuore, io ti ho aperto. Quel giorno in cui tu ti sei presentato nella mia vita, quel giorno in cui io ero nel bisogno, anche noi quindi siamo chiamati a rispondere a Gesù, che continuamente nomina il nostro nome, ci chiama e ci dice: Seguimi. Ci offre una vita più bella, fratelli e sorelle. Tanto che lui fa delle promesse molto concrete. Nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi per causa mia e del Vangelo non riceverà 100 volte tanto. È chiaro che chi sente questa parola, cioè tutti noi, quando la sentiamo, diciamo, beh, se Gesù dice che ha lasciato il padre, la madre, i fratelli, tutta la propria famiglia, i campi, allora di solito si pensa alla vocazione sacerdotale, alla vocazione dei consacrati, dei frati, e diciamo sempre: non mi riguarda, è per loro, non mi riguarda, è per i sacerdoti, non mi riguarda, è per le suore. Ma non è questo. Gesù la chiamata la fa ad ogni cristiano, ad ogni battezzato. Già quando siamo stati battezzati, immersi nella grazia di Cristo, nello Spirito Santo, Dio ci ha chiamato per nome e ci ha invitato a seguirlo. Fin dal battesimo siamo invitati a seguire Gesù come nostro Signore e Salvatore, a dare la nostra vita, tutto ciò che noi abbiamo. Per questo, fratelli e sorelle, oggi aderiamo a Lui. E lasciare, come dice il Vangelo stesso, Gesù, casa, fratelli, sorelle, madre, campi a causa del suo nome, significa: Signore Gesù, tu sei al primo posto nella mia vita. Signore Gesù, tu sei prima di mia moglie, prima di mio marito, prima dei miei figli, prima della mia casa, della mia auto, del mio lavoro, di tutte le cose che faccio. Questo significa.
non è la vocazione dei preti, che sia ben chiaro, altrimenti non seguiremo mai bene Gesù come Lui ce lo ha chiesto. E Gesù chiama i cristiani a dare il 100%. E noi invece, nell'ottica del mondo, siamo abituati a dargli il 0,99%, cioè 1%. Siamo abituati a dargli poco al Signore. Siamo abituati a dare quel poco che diciamo è anche troppo per me. Ma il Signore può fare molto di più. Dobbiamo entrare in quest'ottica, fratelli e sorelle, un'ottica in cui oggi il Signore mi chiama di nuovo a offrirle la mia vita, a inserire la sua presenza, che c'è sempre comunque, lo Spirito Santo, nel nostro lavoro, nelle nostre attività, nelle relazioni familiari, nelle nostre crisi. Dio vuole essere presente per aiutarci, per questo ci ha chiamato. Apriamo le nostre braccia e le diciamo grazie Signore Gesù, grazie per il dono della Tua chiamata, perché anche oggi posso sperimentare che sei un Dio buono, che sei un Dio grande, che sei un Dio fedele. Tu sei un Dio che mantiene le promesse e la Tua promessa è che mi darai 100 volte tanto quello che ho lasciato per Te. Io voglio che Tu sia al primo posto nella mia vita e voglio sperimentare le Tue benedizioni, sperimentare l'unzione del Tuo Spirito Santo che porta grandi frutti nella mia famiglia e nella mia casa. A Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, fratelli e sorelle, grazie che mi avete accolto. Un caro saluto e un abbraccio dalla Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Grazie che mi avete accolto. Ciao. Yeah.